Sabato 29 agosto ci troviamo sulla terrazza panoramica dell'Hotel La Storia sul lungomare dell'Idoa Fanu perché questa mattina Lucia Tarsi presenterà ufficialmente la sua candidatura al Consiglio regionale delle Marche. Per l'occasione sarà presente anche il candidato governatore Francesco Acquaroli. Daniela, per quale motivo ha deciso di scendere in campo per queste regionali? Ma ho deciso di metterci la faccia anche perché credo che la politica sia uno strumento importante per cambiare le cose e invece di criticare ho pensato bene di mettermi in gioco. Penso che la nostra regione abbia bisogno di persone competenti e dobbiamo un pochino togliere la politica all'interno della nostra realtà e mettere persone che sul territorio hanno fatto vedere che con le loro attività hanno fatto qualcosa di concreto. E potrei essere comunque d'aiuto per quello che riguarda il collocamento delle risorse che verranno dall'Europa, perché ai giovani bisognerebbe ridare la concretezza delle loro idee e un sostegno alle imprese per questa era dell'innovazione. Lucio, diceva giustamente Lucia Tarsi, non c'è la necessità di presentazioni nel suo caso, perché però ha deciso di mettersi in gioco e quindi di candidarsi? Beh, diciamo che è una lista di professionisti, quella dei civici, ognuno di noi ha dato dei forti contributi nel proprio settore. Cerchiamo di metterli a disposizione di tutti. Il mio pensiero è di raccordare i territori tra, diciamo, il turismo, l'economia, il commercio e l'agricoltura. Sono fattori importanti, poi vabbè, parleremo delle donne, dei giovani che possono anche tornare sui nostri territori. Non è che si scappa solo, noi ci viviamo, ci stiamo bene. E forza e coraggio, e viva le Marche, e vota la lista dei civici. Brevemente, per il mondo, per il settore del commercio, per il settore della ristorazione, che cosa significa avere più turisti, puntare anche sull'entroterra, appunto, sui borghi? La fascia marchigiana non deve essere vista più come una vallata dalla comunità montana, lo spopolamento fino al mare. Ma tre fasce che sono quella costiera, quella collinare che comprende i borghi e quella delle comunità montane. Ci sono tanti soldi a sostegno che non vengono spesi dal mondo dell'agricoltura per ripopolare queste aree, investire sui giovani e sulle donne. Mio nonno diceva che l'uomo è il capo, ma la donna è il collo. Se una donna abita nel borgo, ci sarà il marito, ci saranno i figli. Sarà una scuola che riapre, un bar che riapre, cioè il nostro settore è saldamente mantenuto dal turismo e dall'enogastronomia. In questo momento siamo in enorme difficoltà in tutta Italia, non solo nella nostra regione, ma noi teniamo duro, vogliamo stare qui, dire la nostra e dateci una mano a portare avanti queste connessioni. Anche lei ha deciso di candidarsi con la lista Civitas Civici, anche dal suo lavoro forse si comprende la motivazione, il settore della sanità, il settore del sociale. Io ho vissuto per 20 anni nell'interno del territorio marchigiano e più che l'azienda di famiglia, diciamo le aziende in generale, proprio la dispersione che c'è stata sul territorio da parte delle istituzioni di tutto, di mancanza di servizi per gli anziani, i bambini, la sanità in primo luogo, la viabilità. Speriamo di togliere un po' di politica in tutto quello che è il servizio al cittadino per migliorare un po' la situazione della nostra regione tutta, non solo Pesaro Urbino ma tutte le Marche. Lo spopolamento degli entroterri porta un danno enorme, porta uno squilibrio nel governo del territorio, significa che non c'è una mancanza di visione, perché il nostro entroterra è un'opportunità
sicuramente per chi vive quel territorio è un'opportunità importante, ma è un'opportunità per tutti. A Corelli questa mattina ha fatto un excursus, ha ribadito un po' tutti i vari temi, i vari settori sui quali punterete e anche i vostri obiettivi, però ha terminato il suo discorso con un concetto breve ma molto chiaro, quindi riferendosi alle elezioni del 20-21 settembre. Sì, noi crediamo che il 20 e 21 settembre i marchigiani debbano scegliere se continuare con quello che è stato visto in questi anni e che ci porta ad essere retrocessi alla comunità europea con una popolazione che cala, che è sintomo che la mancanza di servizi e di infrastrutture porta tanti giovani e tante realtà fuori dal nostro territorio con una mancanza di competitività in maniera forte, oppure se darsi una nuova opportunità con le istituzioni che al servizio dei territori, dei cittadini e delle imprese sappiano fare squadra, restituire opportunità tramite i servizi, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture, ma soprattutto tramite una crescita destinata a dare una nuova speranza a tutto il territorio marchigiano. Una crescita che sappia accompagnare l'imprenditorialità e la forza dei marchigiani che in questi anni è resistita, ma che oggi, a causa di una crisi complessa del sisma, della pandemia, rischia purtroppo di non farcela più. In questo caso professionisti come quelli che notiamo all'interno della lista Civitas Civici possono fare la differenza? Sì, noi puntiamo proprio su questo, sulle competenze, sul merito, sulla capacità dei marchigiani di mettersi a disposizione per costruire risposte e conferire progettualità a tutti questi che sono le problematiche che hanno attanagliato la nostra regione. Dal mondo della sanità e strutture ospedaliere che questa mattina è stato detto sono state anche spolpate, quindi uno dei vostri cavalli di battaglia. Sì, la sanità è uno dei nostri cavalli di battaglia, soprattutto fare sana sanità. Non chiediamo di stravolgere la sanità, che in questi anni è stata già abbastanza stravolta, da migliorare quello che abbiamo in termini di tecnici, in termini di specialistica e in termini di professionisti adeguati a questa nostra realtà cittadina. Lei ha potuto toccare con mano le varie problematiche, giusto? Le problematiche ci sono, in questi anni sono state fatte anche tante cose positive, la nostra azienda ha fatto tantissimi progetti e tantissime cose ben fatte, possiamo migliorarle e il nostro intento è quello di dare più spazio al cittadino, più spazio alla lista d'attesa, più spazio a tutto ciò che è il mondo del paziente, del malato. Da Mastro Birraio alle elezioni regionali, come mai questa scelta? Allora, innanzitutto per poter contribuire al cambiamento di questa regione e per portare in regione le battaglie che in questi anni ho condotto a favore di tutto il nostro territorio. Quali saranno le sue battaglie? La grande battaglia popolare contro la tassa di bonifica Marche, la battaglia a favore degli ospedali e per una sanità pubblica, le battaglie per la viabilità, per le imprese del nostro territorio. Che cosa si auspica per le Marche? Mi auspico un reale cambiamento, vorrei che si cambi, oltre che i musicisti, si cambi anche la musica e che ci sia un reale cambiamento e noi della lista Civici con Francesco Acquaroli saremo il valore aggiunto di questa coalizione, perché la nostra lista nasce nel territorio senza imposizioni esterne o di partito e quindi cercheremo in tutti i modi di tutelare il nostro territorio e saremo garanti di questo cambiamento. L'ospedale di Fano, che per noi era una eccellenza, 20 anni fa era un'eccellenza marchigiana e venivano a curarsi da fuori regione per Fano. Poi c'è stata una strategia scientifica progressiva, lenta, ma assolutamente efficace che ha spolpato l'ospedale e ha trasferito i reparti più importanti da Fano verso Pesaro. Come mai Lucia ha scelto questo posto? Beh, questo posto è sicuramente un emblema. Non è soltanto bello, ma ha un profondo significato.
Il significato è a partire dalla storia di questo edificio, che racconta la storia di una famiglia che si è dedicata da sempre all'imprenditoria turistica e che in questo momento comunque sta soffrendo per una mancanza di appetibilità della nostra città dal punto di vista turistico. E ha un significato profondo perché da qui è possibile vedere tutta la nostra città, vedere il centro storico, ammirare la zona del porto, vedere la zona mare e vedere quanta poca distanza abbiamo da Pesaro, perché questa piccola distanza riesce a spiegarci tante dinamiche. Noi siamo stati per tanti anni in qualche modo terra depredata dalla vicina Pesaro, avevamo una caserma e non c'è più ora a Pesaro, avevamo un tribunale e non c'è più ora a Pesaro, avevamo un bellissimo porto con una bellissima marineria che adesso è dovuta andarsene perché da quel porto non si passa più, un aeroporto, abbiamo un aeroporto che purtroppo non riesce a decollare, scusate il gioco di parole, abbiamo una marina turistica che in questo momento sta soffrendo e quindi a tutto vantaggio delle marine turistiche delle città vicine, avevamo un ospedale. In questo momento è a Pesaro, quindi questo è un posto estremamente emblematico, è un posto di osservazione, da qui si capiscono molte cose, si capiscono le distanze e si capiscono le risorse, quindi prendiamo consapevolezza di tutti questi aspetti, lavoriamoci sopra e ricominciamo da noi, non abbiamo bisogno di niente che venga dall'esterno, tutto ciò che arriverà dovrà diventare semplicemente un volano per ricominciare a crescere e così come ho scritto, abbiamo detto sempre cambiamo, cambiamento, cambiare. Bene, siamo arrivati al momento in cui possiamo realmente cambiare. Presentazione ufficiale, questa mattina erano presenti 6 dei candidati su 7, una presentazione appunto delle professionalità, delle competenze, ma anche un punto della situazione su quello che saranno i vostri obiettivi, le vostre battaglie. Sì, abbiamo presentato la nostra lista per la lista Civitas Civici, che è una lista regionale, e abbiamo presentato i candidati sulla provincia di Pesaro, sono 7 candidati. La vera novità è che nei 7, 4 sono donne, 3 sono uomini, a testimonianza del fatto che in qualche modo siamo innovativi anche su questo, quindi la figura femminile non è soltanto una figura di accompagnamento ma diventa una figura veramente sostanziale anche per le professionalità che siamo riusciti a coinvolgere. Dei 7 candidati, quindi passando, iniziando dalla componente femminile, ci sono io che credo che insomma mi si ricordi quantomeno per le battaglie sulla sanità, per le battaglie in difesa dei ragazzi disabili o degli anziani e per aver fatto l'anno scorso il candidato sindaco per il centrodestra a Fano. Poi accanto a me ci sono Daniela Fradelloni di Pesaro ed è una dirigente di private banking di un grande gruppo bancario italiano. C'è Tatiana Betonica che ha un'impresa, un'azienda di famiglia che si occupa di materiali per la sanità e per le case di cura. E c'è Giorgia Giacomuzzi che in questo momento è all'estero e tornerà domani, ma è una persona che si occupa di turismo, di incoming, e quindi è un'operatrice di marketing turistico. Per quanto riguarda le figure maschili c'è Giacomo Rossi di Apecchio, è un mastro birraio e anche titolare di un agriturismo. E poi abbiamo Giorgio Cattò, il dottor Giorgio Cattò, che è un dirigente medico, chirurgo, area Marche Nord, chirurgia Marche Nord, che viene in qualche modo inserito per conto della CIMO del sindacato medici. E poi Dulcis in fundo, Lucio Pompili, che non ha bisogno assolutamente di presentazioni, patron del simposium, e il suo nome è conosciuto assolutamente in tutta Italia, quindi lui è un po' il referente del nostro territorio per ciò che riguarda la campagna, la filiera produttiva e la tavola. Lui ama definirsi contadino di giorno e cuoco di notte. Quali saranno i pilastri del vostro programma? I pilastri del nostro programma sono esattamente quei temi che tutte le volte che abbiamo affrontato la gente ci diceva ma questi sono temi regionali, il comune non ne ha competenza. Bene, adesso finalmente siamo arrivati nel momento in cui possiamo parlare di cose di cui potremo avere competenza, a partire assolutamente dalla sanità. Il problema sanità è un problema che noi stiamo affrontando
ormai da 15 anni, con le battaglie di Giancarlo Danna prima, con il Comitato Santa Croce che si fondò 12 anni fa e poi con Fano Città Ideale che ha comunque portato avanti il dibattito in difesa dell'ospedale Santa Croce e contro l'unificazione in un'unica struttura e contro una sanità privata che viene semplicemente a spogliare la sanità pubblica, quindi non viene ad aggiungersi ma viene a depredare. Noi siamo assolutamente per una sanità di prossimità, cioè il Covid ce lo ha dimostrato, la centralità non è vantaggiosa, avere un edificio unico, l'edificio unico può diventare solo un moltiplicatore di contagi e di problemi. Noi abbiamo bisogno di avere una rete di ospedali e di strutture sul territorio. Un altro tema che vogliamo affrontare è il tema legato strettamente all'economia, che sono le infrastrutture. Senza infrastrutture non si fa economia e non si fa turismo. Infrastrutture significa anche finalmente dare applicazione alla legge per le ferrovie turistiche, perché è una legge dello Stato del 2017 che è stata presentata dal PD e in maniera assolutamente schizofrenica il PD locale invece la osteggia, la ostacola. Ricordiamoci che è vero che ora rinascerebbe una ferrovia turistica, ma questo sarebbe solo il primo passo per arrivare ad una metropolitana di superficie che collegherà Fano a Urbino con tutti i centri della vallata e che diventerà una risorsa incomparabile sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale e sia dal punto di vista ambientale sicuramente. E poi la cultura. La cultura e il sociale, che poi io vedo anche in qualche modo di pari passo la cultura del sociale. La cultura, noi, come dicevamo prima, non è qualcosa che ci viene da fuori, noi viviamo nella cultura, noi viviamo in una specie di museo a cielo aperto, non ci rendiamo conto perché ci siamo nati, ma viviamo in mezzo alle più belle ricchezze e al più bel patrimonio mondiale, quindi ce l'abbiamo dentro, ne abbiamo la sensibilità, lo capiamo, lo percepiamo, lo esprimiamo anche nel nostro gusto estetico, nel nostro piacere di bellezza. La cultura fa parte di noi, bene, ma la cultura non solo è un motivo di crescita personale, ma deve anche diventare un motivo di crescita economica, perché ne abbiamo tutte le possibilità, abbiamo veramente un patrimonio e una risorsa incomparabile. La cultura della disabilità, la cultura della differenza, la cultura del sociale è qualcosa che deve entrare nel nostro modo di pensare, quindi inclusione non può essere solo una parola. La persona al centro non può essere solo uno slogan che i politici usano nel momento in cui devono fare campagna elettorale. Noi vogliamo riportare le persone al centro, cioè tutte le persone che hanno una fragilità, una difficoltà, una problematicità, siano i ragazzi disabili, siano le famiglie che devono prendersi cura del malato di Alzheimer. Non dimentichiamolo questo problema, solo su Fano sono 1200 le famiglie. Avere un malato di Alzheimer in casa significa avere un vincolo, un problema gigantesco che in qualche modo distrugge la vita e la struttura della famiglia. Noi abbiamo bisogno di dare supporto e di riconoscere il valore di chi in famiglia si prende cura dei malati. Abbiamo bisogno di capire il problema giovanile, abbiamo bisogno di affrontare e sostenere i nostri giovani, abbiamo bisogno di riconoscere il problema dei minori, di tutti i minori, degli affidi. Abbiamo tante problematicità legate al sociale che vanno finalmente affrontate. Una tra tutte, e poi chiudo qui, il tema del lavoro e i soggetti disabili, che viene spesso raccontato, ma che di fatto, praticamente, attivamente, viene realizzato nella nostra provincia soltanto in pochissimi e rari casi. Ecco, dobbiamo tornare a riprendere quelle leggi e a renderle operative.